lasciare solo a loro. No, vabbè, gli argomenti sono stati tutti, insomma, fuori dalle sollecitazioni che mi sono venute in mente. Certo, insomma, due cose che insomma mi premeva di sottolineare. Una, mi riferisco, se mi ricollego anche al tuo intervento, no? Alla pastorizzazione di massa che è stata sapientemente, diciamo, veicolata, e quindi alla questione ideologica, alla questione, diciamo, della manipolazione anche ideologica. E faccio riferimento a, diciamo, una cosa che mi piace molto spesso ricordare. Ed è un'osservazione che fa Lussurdo nel libro Società dello spettacolo, Guerra, mi pare, si chiama così, quando dice che le classi dominanti oggi detengono non solo il monopolio della produzione materiale e intellettuale, ma anche il monopolio della produzione delle emozioni, per lo scatenamento, lui dice, delle guerre neanche durate, no? E questo secondo me è, diciamo, una categoria di analisi nuova. Tra l'altro fatta non più giovanissimo, no? Così, che è assolutamente utilizzabile per l'interpretazione della realtà, cioè di quello che è successo, no? Cioè del fatto che il sistema del capitalismo ha convinto anche l'operaio, il precario, della bontà della governabilità, della bontà dell'intervento in Iraq piuttosto, ok? Ed è un elemento nuovo, nel senso che, lo dicevo prima, quando con l'89 passa il concetto della fine della storia, quindi della fine delle ideologie, in realtà è chiaro che è una bufala, ok? È un'ideologia, le classi dominanti ce l'hanno sempre avuta e continueranno ad avercela, va bene? Però, diciamo, questo concetto viene sussunto, come dire, da chi l'ideologia delle classi dominanti se lo subisce, no? E quindi c'è stata la disarticolazione del movimento operaio e dei lavoratori sul piano materiale, sulle sconfitte, sul loro lavoro, insomma, negli anni Ottanta. Come dire, a questa sconfitta sul piano materiale è come se il capitale avesse chiuso la porta e girato la chiave e buttata via la chiave, perché ha dato una copertura ideologica enorme all'operazione che ha fatto, no? Quindi volevo sottolineare, diciamo, l'aspetto ideologico, l'aspetto, come dire, di deprivazione proprio della visione del mondo, quella che Marx nell'ideologia tedesca chiama Weltanschauung, no? Quindi della visione del mondo organica da contrapporre alla visione del mondo borghese, del capitalismo oggi ultraburghista. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è che, insomma, mi chiedo, io ho trovato su tanti punti, questo è una carenza di analisi, lo ridico, l'ho detto prima, non vorrei essere troppo critica e nemmeno puntare alla frammentazione, non mi interessa perché bisogna andare nella, come dire, direzione esattamente opposta, però qualcosa dobbiamo dirci. C'è una carenza di analisi delle forze organizzate della sinistra e dei comunisti spaventosa, da cui bisogna uscire con la discussione. Quindi sì, è vero che insomma un fronte con queste caratteristiche, io dico, va specificato, appunto, antifascismo sarà difficile, cioè sarà molto complicato e così via. Però dico anche che insomma ormai alcune cose sono acclarate. Il turnover di iscritti spaventoso che c'è stato per esempio dentro di fondazione, se uno va a vedere i dati, specialmente di militanza giovanile, è spaventoso. A qualcuno questo dato ha fatto venire in mente qualcosa? C'è o non c'è un problema di classi dirigenti che si autoriproducono, va bene, continuamente in maniera spaventosa, no? C'è questo problema o non c'è? Io vorrei anche iniziare a ragionare di questo, perché poi tutti i nostri discorsi più approfonditi e l'analisi della società deve poi trovare, come dire, una corrispondenza della pratica concreta. E la pratica concreta ci si imbatte poi con, come dire, una certa asfissia, diciamo, no? Prodotto da gruppi dirigenti, obiettivamente forse la cosa migliore che dovrebbero fare è, diciamo, quantomeno smetterla di andare avanti secondo degli schemettini che oggettivamente, ma non lo dico io, non hanno funzionato. Certo, il quadro oggettivo è tremendo, non c'è dubbio, però obiettivamente penso che siamo tutti abbastanza stufi di questo spettacolo, lo dico in maniera molto tranchant. E la cosa veramente più
più come dire, divertente per me è quando sento fare determinati discorsi da questi medesimi nostri valenti dirigenti, che poi ci vengono a raccontare che però in fondo il Movimento 5 Stelle non è tanto male, perché loro sono molto bravi e sono la più cospicua opposizione al PD. Ok, siamo tutti bravi, come dire, a leggere la realtà, come dire, al dato spurio della realtà, non c'è bisogno di dire, cioè, questo lo venga a dire, e non si pongono il problema del perché le formazioni di sinistra e comunista sono ridotte, diciamo, al lumicino. Allora, non voglio essere polemica, dico che bisogna comunque trovare modo, a partire dai contenuti, di porre questa questione in maniera molto chiara e molto diretta, perché se no, guardate, un panni, temo che veramente fronte del no, non si va da nessuna parte.